Ciao a tutti e benvenuti in un nuovo video. Scopriamo le creazioni a resina. Quest'oggi ho fatto pochissime creazioni perché mi sta finendo la resina e volevo provare questi due stampi che ho fatto con il silicone, però credo che non siano venute delle belle cose. E per l'appunto mi sta finendo la resina, dovrei ordinarla e ho anche ordinato parecchi stampi nuovi da AliExpress. Ah, ho fatto anche questo con la pasta che indurisce. Inizierei subito da questo, che sicuramente è uscito un casino, perché io ho provato già a staccarlo qua e come vedete qua si è portato via un po' di resina e non è ancora del tutto asciutto, però sapevo già che questo stampo era da buttare dopo la colata, infatti si sta portando via tutto. Dai, che tanto dopo ti butto. Ecco, infatti si è portato via tutto il silicone. Ok, allora è appiccicosissimo. Poi qua dovrò togliere il silicone, vediamo se riesco. Più o meno, poi vabbè, da rifilare. Non è bruttissimo, però siccome lo stampo era fatto male qua, sono uscite delle crepe che però con i glitter, volendo, non si vedono tantissimo. Comunque è da lasciare asciugare perché qua sopra non è asciugato per niente e poi è tutto da limare. Vedrò se tenerlo meno. Questo è lo stampo, vedete, orrendo. Però vabbè, ho voluto provare e magari mi impegnerò di più. Poi ho fatto questa chiave, anche questa ho già staccato un pochettino, ho visto che lo stampo non si è rovinato granché, è rimasta dentro un po' di resina. E questa è una chiave, si mette a fuoco, grazie. Anche questa è da pulire dal silicone e da lasciare asciugare, però questa non ha particolari difetti. Poi questa che non ho, cioè non ho ancora provato a tirarla fuori. Anche questa molto appiccicosa. Ah, però questa è uscita molto bene, facilissima. E devo dire che questa è uscita anche molto bene, non ha nessun difetto. Doveva essere un bianco, questo mi è diventato grigio, non so perché, con dei glitter oro. Questa mi piace, è l'unica uscita bene. E anche questa non ha difetti. Poi, le mani tutte appiccicose. Ho provato a fare questa coccinella. Secondo me è un disastro, però ci provo. Non so neanche se uscirà, se dovrò rompere lo stampo, perché è tipo 3D. Ma dai, che carina! Non pensavo uscisse. Lasciamo, stendiamo un velo pietoso per il colore, perché l'ho buttata dentro così, tanto perché sapevo che non sarebbe uscito niente. Invece è uscita. Questo è lo stampo. Cosa che c'è dentro? Ah no, niente. Questo è lo stampo. Vedete, non è, cioè, non è perfettissimo. Era giusto una prova perché di questa gomma non so cosa farmene. E dai, mi aspettavo di peggio. Sono uscite perfino le antenne qui. Gli occhi? No, gli occhi sì. Dai,
Sono contenta per questo. Poi da rifinire. Poi passiamo magari alle cose un po' più serie, spero. Ho fatto queste due piume. Nera con i glitter qua è un po' da limare. E questa che appunto doveva essere quel bianco famoso con i glitter. Così, molto carina questa, non mi dispiace. Poi ho fatto questa luna. Bellissima, mi piace un sacco, nera con i glitter oro, perfetta, non mi è uscita neanche una bolla sulle gocce fortunatamente, forse qua una piccolissima anche qui, però vabbè, chi se ne frega, è bella. E poi ecco il mio cane. Molto bene. Vediamo se vuole uscire. Adesso l'ho fatto nero e ci ho aggiunto un po' di quel famoso bianco che doveva essere bianco alla fine, non è male come effetto, anche questa senza bolle, vedete, questo è bianco anche qua sopra perché ho visto che il nero era calato e così. E poi infine ho fatto due o tre cosine di questo stampo di Stitch, perché non sapevo dove buttare la resina. Allora ho fatto questo fiorellino, che già è pieno di bolle. Però vabbè, di questi non me ne faccio niente. Era giusto per vedere se usciva qualcosa di decente, ma no. Suo fratello, come suo fratello le bolle, pure lui. Perfetto. Poi ho fatto questa due stelline. Se riesco. Ma mi sono ricordata adesso che erano opachi questi stampi. Però sono molto molto carine, con dentro dei glitter, quelli a foglietto, azzurri. Poi questa ananas, molto bella questa. Ho le mani tutte sporche di quella resina nera. Questa è uscita perfetta e è molto carina. Poi fatto questi, che spero siano usciti senza bolle, perché no, palle. Sono uscite bolle qui, là, tra l'altro giganti. Era veramente bello come orecchino. Vediamo l'altro. Speriamo nell'altro. Già ne vedo una. Uguale, se non peggio. Bolle qui. Una qui.
Disastro. E vediamo infine gli ultimi due, che sono Stitch. Questi non mi hanno mai creato dei problemi. Infatti è carinissimo. Ecco. Anche questo perfetto, senza bolle. E niente, queste sono le creazioni. Sono contentissima per la coccinella, perché non pensavo sarebbe uscita così bene, tra virgolette, anche se il colore fa schifo, però comunque queste due rimangono le più belle. Grazie a tutti per aver guardato il video. Buona serata. Ciao.